tutto è un rendimento di grazie a Dio. Perché nel Figlio ci ha resi ministri di una nuova alleanza. In questo giorno la memoria bianca ci porta a ricordare e pregare in primo luogo per i sacerdoti ammalati o impediti. Non venga meno per loro il nostro sostegno. Ricordiamo anche il diavolo tagliato. Insieme abbiamo sperimentato la fatica che l'annuncio del Vangelo comporta, come anche la gioia di portare frutto. Ho conosciuto il vostro servizio e in molti anche la costanza nelle tribolazioni che non mancano mai. Per tutto ringrazio voi del Vangelo, è un cammino di libertà, non è un peso, un macigno, ma è evento che accade in patto esistenziale con Cristo, che trasfigura la nostra vita e l'umanità dei fratelli. Di questa gioia noi siamo i servitori e i ministri. Abbandoniamo perciò la ricerca di conferme o di sicurezza. Anno di millesimo decimo quarto.